adesso mi spiace che Davide Bobba abbia un ritaglio di tempo, perché purtroppo l'archivio deve chiudere alle 6:30, vero? E quindi dovrà essere quasi telegrafico. D'altronde ci ha già regalato quel bellissimo testo, io non so se abbia cucinato qualcos'altro. In ogni caso diamogli almeno 10 minuti, eh? Grazie, grazie dell'invito a essere qui questa sera. Il mio intervento si concentra sugli eventi avvenuti tra il 1947 e il 1949, ma mi è assolutamente indispensabile richiamare a degli eventi precedenti, perché è la seconda guerra d'indipendenza italiana del 1859 a dare il via alla grande parte di queste vicende. Con il trattato del 24 marzo del 1860 di Torino, seguito dalla Convenzione di Parigi, si disciplina il trasferimento territoriale di Nizza e Savoia dal Regno di Sardegna all'Impero francese. La Convenzione disciplina anche il trasferimento documentario, che avviene in quel 1860 secondo l'interpretazione del Regno di Sardegna, quindi vengono trasferiti contestualmente gli archivi presenti in loco, fatti salvo per la documentazione di natura dinastica e per quella relativa alla sicurezza dello Stato. In realtà, dai primi anni successivi al trasferimento territoriale, cominciano le rivendicazioni da parte francese, anche sulla spinta dei savants savoiardi che venivano richiamati nel precedente intervento. E inizia questo contenzioso diplomatico che durò fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in una fase che permise sempre al Regno d'Italia di rifiutare le richieste pur reiterate da parte francese, sostenendo di aver adempiuto completamente agli obblighi della Convenzione. Il momento di estrema debolezza sul piano internazionale in cui si venne a trovare l'Italia alla fine del secondo conflitto mondiale è già stato descritto dagli interventi precedenti, e fu in questo momento che la Francia rinnovò le sue richieste riguardanti la documentazione storica di Nizza e Savoia, innescando un'articolata risposta dell'amministrazione, del governo e della diplomazia italiana. Venne, dopo una prima richiesta francese del 1946 che riportava l'attenzione sulla questione, venne creata una commissione interministeriale per gli archivi di Savoia e Nizza. I due ministeri erano il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Interno, da cui dipendeva in quel momento l'amministrazione archivistica italiana. Avevo rimando al testo del volume per l'analisi e anche per la riproduzione integrale dell'articolo di Einaudi, che pochi mesi prima di diventare presidente di questa commissione utilizza delle parole anche molto dure per commentare e prendere posizione nei confronti di quella che allora era una richiesta paventata e che si trasforma in una richiesta che l'Italia accetta con la firma del trattato di pace. Nel frattempo, nel 1947, arriviamo al 1947, la documentazione in questione non è presente nella sede dell'Archivio di Stato di Torino, perché come gran parte della documentazione più importante era stata trasferita nei depositi della provincia piemontese per sottrarla ai rischi dei bombardamenti aerei alleati sulla città. Quindi diventa anche difficile ragionare su carte che non si possono controllare, non si possono toccare. Ci sono diverse riunioni del Consiglio Superiore degli Archivi e della Commissione Interministeriale che non ho in questo momento la possibilità di approfondire. Venne decisa la creazione di una commissione franco-italiana
per l'applicazione dell'articolo 7 del trattato. La delegazione italiana ha la caratteristica di avere al suo interno non solo archivisti ma anche storici, ed è esplicito l'intento italiano di in qualche modo valutare ancora, trattare sui documenti da sottoporre, da cedere. Diversamente la delegazione francese, anche qui è una presa di posizione esplicita, è composta solo da archivisti, perché la posizione francese in questo caso è di applicare da un punto di vista tecnico il dettato dell'articolo 7. La Commissione si riunisce all'Archivio di Stato di Torino nel maggio del 1949, dopo una serie di ritardi dovuti al ritorno dei documenti che rientrano con la fine del 1948 e a ultime tentativi italiani di una offerta per evitare questa cessione. Dai verbali delle sedute emergono i tratti di un confronto a tratti duro, ma sempre caratterizzato da rispetto reciproco e da onestà intellettuale e scientifica. Nel caso di mancanza di unanimità venne deciso di affidare a delle sottocommissioni il lavoro di selezionare le carte. Di queste sottocommissioni fecero parte anche dei funzionari archivisti dell'Archivio di Stato di Torino, che misero la loro conoscenza al servizio di questa causa. Arrivo alle conclusioni e quindi ai risultati dei lavori di questa commissione. Innanzitutto non posso non dire che si trattò la cessione, che è stata ricordata, di una grande perdita per l'Istituto Torinese, per il patrimonio culturale italiano, ma in realtà fu qualcosa di diverso rispetto a quello che poteva essere, ovvero il trasferimento di documentazione dagli archivi dei vinti a favore degli archivi dei vincitori, perché ci fu uno scambio di documenti che avvenne nella cornice di uno scambio internazionale. Il governo italiano infatti propose e offrì della documentazione di ambito e provenienza francese che non era contemplata nell'articolo 7, il governo francese propose e consegnò i fondi genovesi che tanto avevano occupato il dibattito ottocentesco, dei fondi delle legazioni, documentazioni relative a Saluzzo e a Asti. Accenno solo ai lavori di microfilmatura, di cui si è già parlato, che hanno riguardato non solo i documenti ceduti alla Francia, che rimasero a Torino in copia, ma anche documenti rimasti a Torino che vennero offerti in copia agli istituti francesi. Concludo lasciandovi con le parole e un giudizio di Rosa Maria Borsarelli, che fu un funzionario archivista di Stato che ebbe un ruolo importante in questa vicenda e che giudicò in questo modo nell'introduzione dell'inventario delle serie di Nizza e Savoia cedute alla Francia. Le mie ultimissime parole sono per i ringraziamenti che vanno all'Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino per la fiducia che mi ha riservato nell'assegnarmi il compito di ricognizione delle fonti di questa vicenda, e all'Archivio di Stato di Torino e al suo direttore per aver scelto di dare una veste editoriale così importante ai risultati della ricerca. Grazie. Ammiriamo la generosità di questo giovane che ha tagliato ferocemente la sua comunicazione, però teniamo presente che ci ha già dato quel bellissimo testo. Grazie. Vero, e comunque leggeremo poi anche una relazione un pochino più diffusa, ma non credo che aggiunga molto al contenuto del testo che lei ha prodotto. Grazie. A questo punto non possiamo più fare il dibattito perché bisogna chiudere la sede dell'archivio. Allora, un po' crudelmente dico, le vostre osservazioni, di sicuro interessantissime e che danno un tono particolarmente caldo a questo incontro, teniamole, come si suol dire, giusto in caldo per domani, vero, quando potranno essere pronunciate con più agio. Grazie.